io lo so, sono sicuro che tanti di voi, ma anche io un pochino, anche io un pochino mi si storce un pochino il naso, ma ragazzi, questi tre giocatori di cui vi andrò a parlare oggi, di queste trattative, non sono ancora ufficiali. È vero che comunque da quello che filtra sembra una cosa che si possa chiudere a ore, massimo a qualche giorno. Però per ora ancora non c'è niente di ufficiale. Come faccio a sapere di tutte queste trattative? Come faccio a parlarvi di queste trattative in modo abbastanza dettagliato? Non troppo, perché ci si farà di sicuro dei video dedicati quando saranno ufficiali. Ovviamente con l'app di OneFootball, ragazzi, che potete scaricare gratis nel link qua sotto in descrizione al video. Ci farà compagnia per un paio di mesi, anche tre. E sarò contento appunto di sponsorizzarla in ogni mio prossimo video. Così almeno potete seguire le trattative della Fiorentina di quest'estate di calciomercato. Perché comunque, ragazzi, quest'estate la Fiorentina di sicuro lo vedi anche dalla squadra che era l'anno scorso, andrà a cambiare diversi elementi. Allora, ragazzi, oggi vi vado a parlare di questi tre giocatori, uno per ruolo praticamente. Di ogni reparto, perché la Fiorentina in questo momento ha tre buchi grossi. Tre buchi grossi. Il terzino, perché Odriozola ovviamente è andato via e è tornato a Madrid. Torreira, in mediano. E ovviamente Vlahovic Piontek, insomma, diciamo che l'attaccante che si sta cercando è un rimpiazzo di Vlahovic, non un rimpiazzo di Piontek, perché ovviamente lo si sta cercando per farlo giocare prima punta, perché sennò si può tenere, cioè, titolare, sennò si può tenere Cabral. Allora, ragazzi, io voglio sapere ovviamente, vi faccio questo video più che altro non tanto per informarvi, perché sono sicuro che tanti di voi sapranno di queste trattative e sapranno che più o meno siamo lì lì. Ma vorrei sapere la vostra, sinceramente, perché io di questi tre, di uno sono parecchio contento. Di uno che se succedesse, cioè che se si piglia, sarei veramente, cioè per me è un colpo da 9. 9, tranquillamente, se si piglia sto giocatore. Partiamo proprio da lui, partiamo dalla difesa. Bisogna prendere un terzino di spinta. Pensiero della società, ce ne sono tanti effettivamente, perché nel gioco d'italiano, anche se non gioca, il terzino non fa l'esterno di centrocampo, come era magari un 3-5-2 di Montella, per capirsi. Bisogna però comunque trovare un terzino di spinta, perché l'italiano gioca con i terzini che si sovrappongano a diritto, proprio che tirano più avanti dell'esterno, dell'ala d'attacco. Idea. Lo Shakhtar sta svendendo i suoi giocatori perché ci sono tanti problemi in Ucraina, lo sappiamo, e non vogliamo entrarci nell'argomento. Quindi i giocatori si svalutano e uno tra questi è un signor talento del 98, Dodò, tra l'altro alto così, cioè io no, sono a sedere, ma probabilmente è più basso di me che sono a sedere. Ma è un terzino, ragazzi, che ha delle caratteristiche parecchio offensive di spinta come era Odriozola. Anzi, se vogliamo, per me è anche meglio di Odriozola. È vero che se uno guarda gli highlights su YouTube, se non lo conosce, vai a vedere gli highlights, vai a vedere i miei highlights di me al campino, sembro forte anch'io. Però comunque sembra veramente un giocatore interessante che in Serie A, ragazzi, potrebbe anche fare faville. Però stiamo attenti perché a trovare il nuovo Dani Alves domani ce lo ciucciano. Quindi, insomma, sarebbe un ottimo colpo perché le parti si stanno trovando piano piano sulle cifre. Si vede che lo Shakhtar non vuole scendere da quella cifra lì che era 15 milioni iniziale. La Fiorentina all'inizio aveva 10-12 milioni, ora si è avvicinata, sembra, alla cifra che richiede lo Shakhtar. È per quello che si dice che potrebbe essere un'operazione che si chiude a ore. Poi, ragazzi, oh, il tasto dolente. Rolando Mandragora. Ovviamente quello di prima era Dodò, non so se l'ho detto, ma penso di sì. Rolando Mandragora, ragazzi. Rolando Mandragora. Rolando Mandragora, di proprietà della Juventus, ovviamente, l'anno scorso giocava a Torino, ma era in prestito. Di proprietà della Juventus, che sia a Udine che a Torino ha fatto vedere tante belle cose. La Fiorentina sembra praticamente che lo chiuda tra 2 minuti, cioè 2 minuti d'orologio, tipo Mazzarri, sì, e lo chiude. C'è da dire che arriva in un'operazione un po' controversa, perché se ne è sentite di tutte, si è sentito prima 10 milioni, si è sentito, no, all'inizio, inizio, addirittura mi ricordo 12, poi si è detto una decina, poi si è detto che arriverà in prestito, no, poi a titolo definitivo, e adesso viene fuori che sarà uno sconto della cifra di Vlahovic, cioè la Fiorentina andrà a fare, tra virgolette, un piccolo sconto alla Juventus per prenderlo gratis, ovviamente, scontandolo dalla cifra della vendita di Vlahovic.
Operazione discutibile, però comunque è sempre uno scambio tra giocatori, tanto c'era da pagare la cifra, quindi basta scalargli il prezzo, è come quando tu vai a comprare la roba al supermercato e ti fanno lo sconto con i buoni da ci compri, paghi 15, ti levano 5 euro, cioè una roba del genere. Però va a sostituire un giocatore che... Ragazzi, cioè, è inutile continuare a parlarne. Mi gira il cazzo perché non è stato riscattato sto giocatore. Perché con 5, cioè, lo sappiamo, ora ve lo dico, però tanto lo state dicendo tutti dietro la telecamera. Con 5 milioni in più, Dio Bono, lo andavi a riscattare e tenevi Torreira. Ora, siamo andati a prendere Mandragora. Mandragora è un bel giocatore, ragazzi, non ci sbagliamo, non è un bidone, eh. È un bel giocatore Mandragora, 97, mancino, può ricoprire tantissimi ruoli, tra l'altro nella sua breve carriera, ma comunque nella sua carriera ha fatto sia il mediano, sia il centrocampista, sia la mezzala, sia il trequartista, sia il difensore centrale delle volte addirittura. Insomma, molto un jolly che comunque in questo caso lo prendi da quello che si è capito perlomeno per rimpiazzare Torreira, quindi per farlo giocare nella mediana. Cioè, siamo rimasti un pochino tutti così, perché ci va anche bene, a me va bene, cioè a me mi piace Mandragora, è forte, è fortissimo Mandragora secondo me. È un bel ragazzo, cioè sì, un bel ragazzo, un bel ragazzo. È un bel giocatore, però comunque non, cioè, pensando che con pochi milioni in più ti andavi a riscattare Torreira, non essendoci trovati tra le parti, ci fa girare un po' tutti il cazzaelica. Però va bene, Mandragora, ragazzi. Poi, ultimo in attacco, Jovic, Luka Jovic, che ripeto, non va a sostituire Piontek, ragazzi. Piontek 99 su 100 non viene riscattato, benissimo, se ne torna a casa sua, grazie, pum pum, però anche no, viene a sostituire il Vlaovic della situazione che avevamo prima. Poi tra l'altro serve anche lui, quindi va, per l'appunto, eh. Mannaggia, guarda, oh, tutte le nazioni di mondo. Jovic in questi anni a Madrid ha avuto diversi problemi, soprattutto fisici. È stato preso dal Francoforte, dove aveva fatto in 2 anni, se non sbaglio, quasi 50 gol, una roba spaventosa. Per, mi sembra, 60 milioni, sia stato appunto preso dal Real Madrid, dove non ha mai trovato spazio, anche perché c'è un signore che se non vince il pallone d'oro quest'anno, cioè, forse lo può vincere solo Lewandowski, e posto suo si chiama Benzema. Ma comunque non è riuscito a ritagliarsi lo spazio, anche appunto perché, come ho detto, ha avuto diversi infortuni fisici. È un giocatore come lo era Milik, diciamo, quando ci si aveva l'interesse per lui dal Napoli, che sì, si potrebbe prendere, è forte, ha delle grandi doti fisiche, ha delle grandi doti tecniche, ma è sempre quel giocatore un po' di vetro che te non sai se ti può garantire tutta l'annata, oppure se magari arriva e fa come Mario Gomez, perché appunto noi non è che siamo stati, molto fortunati in questi anni con i giocatori che si sono rotti, però insomma, si cerca di fare il possibile. È un bel giocatore, ragazzi. Cioè, è un bel giocatore anche lui, perché comunque è un ottimo profilo per giocare titolare in Serie A. C'è da vedere, perché comunque è campionato diverso la Serie A. In Bundesliga le difese, oh, aiuto, non è che tira barallo, uguale in Liga. La Serie A è un'altra cosa. Gioco molto diverso. È vero che l'italiano comunque esalta il gioco dell'attaccante, quindi magari potrebbe trovarsi veramente bene Jovic insomma, negli schemi dell'allenatore. Vero anche che tu ti pigli anche un rischio, perché tu vai a pagare metà dell'ingaggio, che comunque sono tanti soldi. Mi sembra, se non sbaglio, sono 3 milioni netti. 3 a noi e 3 al Madrid, che paga il Madrid per farcelo giocare appunto a casa nostra. Bisognerà vedere, perché ancora non si è capito se il prestito sarà secco oppure se ci sarà l'obbligo inserito all'interno il diritto di riscatto. Ancora non si è capito niente. Se sarà un prestito, sì, che si va a pagare metà dell'ingaggio, più o meno si è delineato, non si capisce ancora la modalità di prestito. Quindi, ragazzi, io voglio solo sapere da voi sotto nei commenti cosa ne pensate di questi tre giocatori che arriveranno per rimpiazzare Odriozola, Torreira e Vlahovic. Diciamo Piontek, via, va bene. Diciamo Piontek. È un upgrade? Per me personale, l'unico vero upgrade è il terzino. Dodò al posto di Odriozola mi piace di più di Odriozola. Odriozola era fortissimo, non ci sbagliamo. Però per me Dodò potrebbe fare anche meglio. Quindi, ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di queste trattative. E niente. Sempre Forza Viola, ragazzi, aspettando qualche ufficialità finalmente magari dal mercato, oltre che a italiano, non ne ho parlato, ma il
Italiano che rinnova, ragazzi. Gran colpo, gran colpo. Ciao, ragazzi.